In Consiglio Comunale la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, dopo che il cosiddetto decreto mille proroghe ha spostato di 2 anni i tempi di erogazione dei finanziamenti del bando sulla riqualificazione delle periferie. Ci troviamo, ha detto il vice sindaco Gamurrini, nella situazione di trovare nuove coperture per gli interventi, il cui finanziamento era previsto con i fondi ministeriali, oltre che di cancellarne alcuni e anticiparne altri. Negli ultimi mesi del 2018, pronti a vedere l'inizio dei lavori di sistemazione dell'incrocio tra il raccordo Via Fiorentina, la ristrutturazione edilizia dei locali direzionali e commerciali al parcheggio Baldaccio, il lotto 1 dei lavori al parco Foro Boario, l'adeguamento normativo della scuola comunale Masaccio e del palazzetto Maccagnolo, la ristrutturazione delle facciate infissi esterni della scuola di Pescaiola, il lotto 1 dei lavori del parco Arno. Nel 2019, l'illuminazione stradale, la videosorveglianza Saione Pescaiola, il raddoppio del sottopasso in via Baldaccio d'Anghiari, il lotto 1 della riqualificazione dei giardini di Viale Michelangelo. Nel 2020, dice Gamurrini, marciapiedi Saione, rotatoria tra Via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale, riqualificazione del parco Aldo Ducci, il lotto 2 per i giardini di Viale Michelangelo, interventi ancora nei parchi Foro Boario e Arno, la ristrutturazione dell'ex scuola elementare di Pescaiola per la realizzazione di alloggi temporanei, l'adeguamento normativo della scuola materna Modesta Rossi, l'illuminazione stradale a Saione Pescaiola, la riqualificazione urbana dell'area presso il sovrappasso di Viale Don Minzoni. Critica l'opposizione. Secondo Alessandro Caneschi del PD, tutti gli interventi che l'amministrazione aveva messo in piedi erano legati al bando periferie. Caduto questo, è venuto meno il castello. E senza quelle risorse si accendono mutui, e questo vorrà dire indebitamento e vincolo per le generazioni future di questa città. Inoltre, finanziare molti interventi di manutenzione con le concessioni edilizie è una soluzione molto aleatoria. Anche per il Movimento 5 Stelle, i 4 milioni per la sede della Polizia Locale potevano essere investiti diversamente per la manutenzione delle scuole che non si fa, per le energie rinnovabili che potrebbero alimentare gli edifici comunali. La delibera è stata approvata con 17 voti favorevoli e 7 contrari, respinto un emendamento dell'opposizione. E sempre in aula il sindaco Alessandro Ghinelli ha rivelato di aver chiesto ad Arezzo Fiere l'auditorium in cambio del credito che il comune vanta nei confronti dell'ente fieristico per l'IMU non pagata.